quanto ti hanno dato? 19. Però di sicuro sei innocente. No. L'ho ammazzato, lo rifarei ancora. Non ci credo. Perché? Non hai la faccia di uno che ammazza la gente. Tu non hai rotto un piatto in tutta la tua vita. Se sei malato in galera, i compagni ti trattano con rispetto, con dignità. E questa è la cosa più bella della vita per un delinquente. Sono tossico e spacciatore. Nel mio mestiere, se uno non paga, non posso riprendermi la roba che gli ho dato. Perché il bastardo se l'è già fumata, pippata, o quello che è. La prigione alla fine era un luogo dove mettere in mostra il mio talento, migliorare le mie abilità. Il mio campo di battaglia era un'opportunità. Era il posto dove presto tutti avrebbero conosciuto finalmente il mio nome. Ciao, operato. Bravi, complimenti, mi ha lasciato solo con lo zingaro. Bam, bam, vieni pure te, dai, prendi il posto. Se ti mai niente, ti porto a conoscere Roma. Forza. Pronti? Pronto. Metti un po' di musica. Oh, vedi Bamba, questo a sinistra con i buchi, questo è il Colosseo. Adesso giriamo a destra, poi a sinistra, passiamo sotto l'arco di Costantino. Ah, che bello. E poi in fondo, ecco qua, arrivati, passeggiata archeologica Terme de Caracalla. Entra. Non ti muovere. Sulle braccia. Sulle braccia, ho detto. Scusa, ma non ho molti amici qui. Sono io che decido. D'accordo? Ti ha provocato. Hai fatto bene a rispondere a quel rotto in culo del cazzo. Tu comunque non fare altri casini. Comportati come fanno gli altri, fatti i cazzi tuoi e non creare mai problemi, ok? E adesso vai. Unisciti agli altri. Ho detto vai. C'è una coperta. Posso avere una coperta? Fa freddo. Posso avere una coperta? Fa tanto freddo! Non c'è. È tardi, domani. Tu qui domani, o sbaglio? I Kegeler. Buonanotte.